Siamo in mezzo al petrolio? Sai, questa è una trappola mortale. Ferro di cristallo, Sarà un posto praticamente. esterno. Croft è diretta verso di voi. Trovatela. Croft è riuscita a sfuggire agli uomini sulla spiaggia. Non deve ricapitare. Rastrelliamo la zona. Trovato niente di interessante nel nuovo carico? Visori termici, signori. Faccio strada. Oh, cazzo. E poi, se non sbaglio, questo non lo posso neanche ammazzare per primo. Rilevo qualcosa. Dove? Ma non attraverso i muri. Ehi, le accendiamo o no quelle luci? Come faccio a montarle con te che rompi così? Ma poi scusa, che fretta! Rourke ha detto che Croft passerà di qui. Maledizione! Va bene, mi sbrigo. Merda. Ceres. I visori rilevano qualcosa? No, solo qualche animale qua e là. Faccio una scansione completa dell'area. Bravo, bravo. Vieni, vieni. Nel muro, nel muro. Scommetto che è lì. Non la vedo. Stavolta non se lo aspetta. È che sono senza armi, a me mi dà un fastidio sta cosa senza armi. Cioè, non è una cosa leggera, raga, senza armi. Se ti becco, sei morta. Niente. E tu? Ida. Ne ho ammazzati tre. Raga, tre. Tre ne ho ammazzati. Tre. Posso sottolineare il fatto che ne ho ammazzati tre. Con una molotov, non mi capiterà mai. Attenzione. Attenzione, però. La giungla è pericolosa. Dove? Ok, ho tutto o niente. Are you sure about that? Non dovresti giocare a sorte. Coglione. Ma non serviva a spaccare la bottiglia. Che poi, se non sbaglio, lo fa solo con quello. Con la bottiglia. Io. Ovviamente mi servirebbero colpi, ma vabbè. Iori, arrivederci. Tante chiare cose. Maledizione, gente, usate i visori. Trovatela. L'ho usata. Ha usato il visore. Buonasera, Ram. Buonasera, Sam. Ma restando così, mi scossa. Se fosse così, starei sparando. Ah, me lo leva subito dai mezzi, coglioni. Andiamo. La storia va avanti da troppo. Devo andare a spegnere quell'affare. Il petrolio mi serve. Ce n'è uno dentro lì. Se si nasconde... Preparare granate a frammentazione. Il nascondiglio non blocchi totale. Che palle, sono stanco di coprire quegli stronzi. Ha fatto 360. Via, via. Adesso ho due. C'è un altro col fucile, col visore? Somebody else? No? Ok. Good. Altri uomini a terra. Ma vorrei ammazzare quel bastardo, ma... Aspetta. Croft è cazzo fa, cazzo fa! Ma solo lui? Ma davvero? Che cos'era quel rumore? Cazzo! No! Vieni tu. Non ho nessun obbligo a venire verso fuori da te.
Vabbè, ammazzo. Ovviamente era dietro la parete, però vabbè. No. Attenzione al comando, promette male. No! Passerà. L'elicottero o la squadra di ricerca annienteranno il suo amico. Alla buon'ora. Chissà perché Dominguez non l'ha fatto prima. Forse perché hanno scoperto qualcosa. Ragione in più per scatenargli addosso tutto quello che abbiamo. Non penso. No, c'ho ragione, troppo piccolo. Ci trovo. Madre di Dio. Prendevo l'altra bottiglia, ammazzavo pure questi. Meglio controllare anche lì. Sicuro? State vicini, provate. Negativo, niente. Guarda, 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 guarda. Dove è andato? Uomo a terra! E tanto sei rimasto solo te. Non è vero, ma vabbè, me l'ha data il gioco. Me l'ha data, vabbè. Non è proprio, non era proprio così che doveva fare, ma vabbè, me l'ha data. Peccato che non mi possa tenere le bottiglie nell'inventario, non lo farei. Questi si deve rompere. No, no, non è questo. Non era nell'altro. E perché dovrei avere. Non so, ho visto la tenda, ho detto devo bruciarla. Poi ho visto i barili, ho detto ops, troppo tardi. Aspetta, no, qua c'ho delle frecce speciali particolarmente potenti. Dovrei ottenere tra un po'. Stai bene, cos'era quel terremoto? Sono vicino a una raffineria, sta saltando tutto in aria. Vedo. No, John, non usare questo canale. Cosa? Ci ascoltano. Ok. Ti troverò. I'll be back. Intanto devi scendere. Devi scendere, smettila di fare così. Ora sì. What the? Ah. È un arco. Ah sì. No, ho visto la. È la ricetta di un allucinogeno, usato a volte in guerra. Il legno sarà marcio, però. Però vabbè, se è trattato, forse no. Perfetto. Non c'hai tutte le armi un'altra volta. Se lo spalmo sulle frecce potrebbe darmi un vantaggio contro la Trinità. Hai voglia? Paura del già qua. Fece tessuto veleno per fabbricarle. Solo che è quell'altro tipo di veleno. Perché non mi fai craftare l'altro però? The fuck. Non è che diano incredibili cose incredibili? Per me, la Trinità può marcire nella giungla. E per quanto riguarda l'imperatore di Paltiti, neanche lui riesce a capire cosa sia realmente questo scrigno. Ma io sì. Ah, quindi Lopez era della Trinità. Non solo due poi, tra l'altro, cioè veramente tantissimi. Questa deve essere Mamma Zara. Ho sempre pensato che le pratiche rituali legate a lei fossero piuttosto buffe. Era la dea Inca del grano. Il suo nome significa madre. Squadra
Tao, Croft è diretta verso la vostra posizione. Ripeto, Croft dritta verso di voi. Cristo santo. La prenderemo. Portatemi il corpo e tutta la squadra verrà assegnata al programma Diaconi. Passo e chiudo. Ehi, tutto bene? Ma che l'ho mancato? Non mi ricordo se moriva per... Sì, moriva. Quindi sono leggermente OP queste frecce. Mi pare, se mi ricordavo, che morivano. La ridate? Ma non c'ho del fango. Quanti siete? Ehi, ci siete passati voi qui. Ci sono dei rami spezzati. Dal campo base non riescono a ricevere. Appena sarà pronto lo useremo per potenziare il segnale. Fermo. Ho più di uno. I rinforzi? Serve aiuto? No, adesso ammazzo. Che palle, c'aveva il coso, il... Ok, l'ho preso. C'aveva il giubbotto antiproiettile, quindi non gli ha fatto un cazzo. No, lo prendo. No, dove cazzo va quello? Oh, aspetta, quello visore termico, come so. Sì. Male. Meglio dare un'occhiata. Ma va. Da. Che palle. Prendete posizione, armi alla mano. Non aspetta. C'è del fango. Porco Giuda, c'è del fango, non l'ho visto. Muoviti, muoviti, muoviti. No, non me ne frega nemmeno. Non sparate! Fatemi controllare! Diavolo, spagna. Non li vedo. Dove stai? Dove stai? Perché non posso lanciare la molotov da qui. A me mi sembra una grande cazzata. A me sembra una grande cazzata non poter usare la molotov da lì. Ok. Oh, è veloce. Ok. Ora non mi vedo. E come? Ah, voglia? Ma che stai scherzando? Nessun avvistamento. Voi fatevi ingannare, tornerà. Non l'ho presa? Non l'ho preso? Esci subito, facciamola finita. Forse... Ma che stai scherzando? K è meglio. Non l'ho preso? Ma com'è possibile sta? Is a pain in the fucking ass. Per nasconderci servirà solo a rendermi più curioso. Cos'è, fumogena? Ok. Mani vuote. Fatevi ingannare, tornerà. Fumo in zona. Esci subito. Facciamola finita. Fumo nell'area. Ehi, è il tuo sangue questo. Trovare qualcosa. Uh-huh. E
sei fortunato che c'è il giubbotto antiproiettile, sono te sciottavo. Ho capito, non sai reggere la pressione. Sento puzza di bruciato. Vieni più vicino, merda. Sei una merda. Sei una merda. Lara, sei proprio una merda, perché nel momento stesso in cui... E ammazzalo! Ti ucciderò. Ma l'ha visto? Ma sì, mi ha visto. Io non posso fare niente. Ma aspetta, ma c'ho le frecce incendiarie. Quando fa ste cazzate mi fa un nervosì. Cioè, ce l'avevo. Cioè, non ho capito. Quando ho lanciato l'arco, prima, quando ho lanciato la freccia, non so perché, è andata dritta, è andata da un'altra parte. Ha dato l'hit marker, però ha detto di no. Mi sa buona che ho ucciso uno di quelli con... Questo, vedere se ci stanno, è questo. Però se non sbaglio potevo... Lascia sta bolla. Ti cazzi tu. Ma lo potevo ottenere anche dai... Continua. Anche dai funghi. Cos'è? Ah, no, punto di vantaggio. Ok. Mi pare di sì. Potrebbe ottenere anche dei funghi, però non mi ricordo. E tecnicamente tutti i funghi sono in parte velenosi, se vogliamo parlare. Perché i funghi sono spugne per il terreno. E dici che alcuni funghi sono velenosi? Perché assorbono le tossine del terreno. John, rispondi, ti prego. Non risponderà, Lara. Ma cosa? È morto. Puoi aggiungere il tuo amico John alla lista delle persone che hai sulla coscienza. Per me va bene. Va all'inferno, Rourke. Se vuoi recuperare il corpo, è alla raffineria. Verrò a prenderti. Ti troverò e ti ucciderò. Mi ricordo il film. È una famosa frase. Un casco devorato. Caschetto. Questo casco è ornato con piume di pavone e quello che sembra essere il disegno di un giaguaro. Ma è il cappello di... No, vabbè, è il cappello di Chowder. È una citazione? Ok, non lo so se è una citazione, non saprei dirvi. Potrebbe essere come non potrebbe... Ma sicuro che non c'è stato un accampamento prima? Ah, ma c'è un boss. Ho agganciato il bersaglio. Alla di 4 in posizione, apriamo il fuoco. Oh cazzo. Ed è geni comunque a far fuoco su una raffineria. Cioè, non lo so. So che probabilmente vi serve proprio un distrutta. Sì, mo è il momento il boss in cui devo correre come un pazzo. Arrivato a sto pezzo. E anche a tempo se non sbaglio, perché tipo... In realtà mi stanno facendo danno, in realtà. Sto subendo danno. E questi non so se stanno suicidando, questi sono scemi. Dei geni, fate saltare tutto. Una raffineria. Poi se la metto con il pezzo della bottina crash.
Meglio non usare la pentola. Usate qualcosa. Stanno. Ci sono. Ha detto missile. Prega ragazza, prega. Che poi come fa a non far essere in fiamme? Eccola qua, rinata nel fuoco. Ok, basta. Fino al momento psicopatico. Oh, è armato, legittima difesa. Qua ha detto, raga, sono cazzi vostra. Perché lei adesso non c'ha più freni. Si è letteralmente. Sta so... Considerate però questo. Lei in questo momento pensa che Jonah sia morto. Jonah è morto. Quindi l'ultimo tassello di sanità mentale o di bontà. Forse ho spoilerato qualcosa, ma vabbè. Campo base, qui Cardinal Moore, i posti sono atterrati. Saltate l'aria, strozzi! Cristo santo, dobbiamo fermarla! Vai a far incazzare una giovane con degli ideali. Oh. Forza di volontà. Qui Cardinal 2, ho beccato una scheggia, cambio posizione. Come beccare una scheggia? E lo sai che c'ha un fucile d'assalto pesante come i vostri? Vedete che bisogna colpire. Non voglio nascondermi. Che lo faccio ammazzare. Merda! Qui Cardinal 2! Non reggeremo un altro colpo così! Come che è andato via, ma ti ha lasciato un regalo! Tanti soldati da uccidere. Che dovrebbe esserci un barile esplosivo, eccolo. Ottimo Kabun, Lara. Di conto ragazza ti sei trasformata in loro, eh? Poetico, molto poetico, eroico. Oh, è ancora io. Beh, il dubbio c'era, perché gli diceva che ne sa quello che cazzo può essere, pure la sa provocare. Però adesso si rende conto che adesso si è fatta prendere dalla rabbia. Ehi, hey. Tutto ok? Continuate a ripetere queste domande ogni volta in queste situazioni. Sto solo peggiorando le cose. Non è vero. Ehi, hey, no.
così. Possiamo farcela. Forza. Dove andiamo? Dobbiamo muoverci. Non lo so, Jonah! Com'era l'indizio? Cuore di serpente, qualcosa... Il cuore del serpente si trova nella coppa tra molti volti di pietra. A molti che tipo volti? Di coppa stiamo parlando? Una specie di calice? Un calice, non è proprio Maya. Un altare? Dove mettere un sangue dei sacrifici? Aspetta. Non è Maya. L'indizio è stato lasciato da un missionario del XVII secolo, Andres Lopez, un gesuita. Continua, continua. Il serpente nel calice è il simbolo di San Giovanni, un luogo sacro cristiano. Ecco cos'è. Tipo una chiesa di San Juan. È un nome piuttosto comune. Saranno decine. Ma non raggiungibili a piedi da Paititi. Ma andiamo, la strada è di qua. Possiamo uscire e chiedere a qualcuno. No. D'accordo. Basta involgere coinvolgere altre persone. Basta. Che palle, però è durato pochissimo quel momento in cui si è sciolta dai dubbi dai suoi così dalle sue morali.